Spesso il Vangelo ci spiazza. Sembra che ogni tanto il suo unico desiderio, quello del Vangelo, è quello di toglierci il terreno da sotto i piedi. Noi andiamo alla ricerca invece di certezze granitiche, vogliamo avere tutte le cose molto chiare sotto i nostri occhi, vogliamo essere sicuri delle scelte che facciamo e molto spesso noi cerchiamo nel Vangelo queste certezze. Ma il Vangelo di questa domenica davvero ci spiazza e ci rende la vita un po' difficile, perché si presenta un Gesù stanco e che chiede qualcosa. Forse non l'avremmo mai immaginato, noi che siamo sempre abituati a chiedere qualcosa a Gesù, a darci la forza per fare le nostre cose. In questo Vangelo l'Evangelista ci presenta un Gesù che è stanco e che chiede qualcosa ad una donna. E sì, cari fratelli e sorelle, Gesù si stanca perché cammina troppo, si stanca perché è alla ricerca sempre di qualcuno, si stanca per la tanta via che deve fare per annunciare il Vangelo, si stanca soprattutto perché è alla ricerca della nostra vita e del nostro cuore. E ad un certo punto anche lui sente il desiderio di fermarsi, di prendere fiato, di sedersi e di chiedere a questa donna un po' d'acqua e un po' di pane per cominciare, ricominciare il suo cammino. Anche la donna davanti a questa richiesta è molto spiazzata, anche questa donna non riesce a capire realmente cosa questo uomo volesse da lei, ma intanto Gesù si ferma, sta con lei e soltanto stando con lei gli ricambia la vita. Questa è la nostra storia, questa è la storia dei cambiamenti. Gesù ci cambia soltanto quando ci chiede tutte le cose che noi possiamo dargli, un po' d'acqua e un po' di pane.